Allora, oggi siamo qui con il professor Roberto Losso e la dottoressa Anna Pacciarz, autori di un libro che è già uscito in Italia, che si intitola Psicanalisi della famiglia, e autori di un altro libro che sta per uscire per edizioni scientifiche e che si intitola Che cos'è lo psicodramma? Allora, il professor Losso e la dottoressa Pacciarz sono due psicanalisti. Lavorano da anni nel campo dello psicodramma psicanalitico e fanno parte e sono didatti della Società Internazionale di Psicanalisi. Loro sono fra i maggiori autori che abbiamo in questo momento a livello internazionale nel campo dello psicodramma e quindi chiediamo a loro notizie sul libro che stanno per pubblicare. Professor Losso, come mai un libro sullo psicodramma? Bene, lo psicodramma è una tecnica particolare che è stata creata da Moreno negli anni 20, 30. Moreno era un medico rumeno di origine ebrea che si è trasferito quando era molto giovane a Vienna, ha vissuto a Vienna. Curiosamente, Moreno è vissuto a Vienna abbastanza simultaneamente con Freud, benché lui era abbastanza minore di Freud, 25 anni meno aveva. E Moreno era un uomo molto creativo, aveva cominciato a lavorare con i bambini nei parchi di Vienna, anche con le prostitute nei parchi di Vienna, li riuniva e parlava dei problemi che loro avevano. Dopo lui anche aveva preso l'idea dal teatro e cominciò a rappresentare in un teatro di Vienna, a rappresentare scene della vita quotidiana, no? La gente passava spontaneamente, rappresentava una scena, oppure rappresentavano anche scene di notizie che apparivano sui giornali. A poco lui cominciò a unire questi suoi due interessi diversi, il teatro da una parte, il gruppo dall'altra e un terzo che sarebbe interesse terapeutico, lui era medico. E allora cominciò a sviluppare questo che dopo lui ha chiamato psicodramma. Se noi pensiamo alla parola psicodramma, psico è la psiche, l'anima, e il dramma è l'azione. La psiche in azione, la psiche portata all'azione drammatica, all'azione teatrale. E così a poco questo teatro, questo che prima lui chiamava teatro spontaneo o teatro della spontaneità, divenne psicodramma, ossia che era rappresentare in una scena, come se fosse una scena teatrale, situazioni della vita quotidiana delle persone e situazioni soprattutto conflittuali tra le persone. Dopo Moreno sviluppò tutta una teoria psicologica dell'essere umano a partire da questa tecnica che lui ha impiegato. Perciò ci sono molti approcci allo psicodramma. Invece noi siamo psicanalitici e invece prendiamo da Moreno le tecniche che lui ha sviluppato, che sono molto valide, molto creative, ma queste tecniche le usiamo nella cornice di un setting, sia gruppale, sia familiare, sia di coppia, psicanalitico. Sempre ci muoviamo con la teoria psicanalitica a partire soprattutto dei sviluppi dei primi analisti francesi che lavorarono con lo psicodramma, come Ancier, Levovic e altri. Allora, perciò abbiamo pensato con Anna di scrivere un libro sullo psicodramma, un libro che chiarisca in non troppe pagine, che sia di non troppo pesante, in cui si chiariscano
l'importanza dell'uso delle tecniche create da Moreno, ma viste, osservate, elaborate dalla psicanalisi. Lo psicodramma purtroppo a volte ha portato, l'uso dello psicodramma ha portato a sviluppi a volte un po' non troppo seri, in alcuni casi, in altri sì, e perciò volevamo riscattare l'importanza dello psicodramma come tecnica molto utile, molto valida nella terapia e anche e soprattutto nell'insegnamento come tecnica didattica per insegnare diverse tecniche che hanno a che vedere con la sofferenza umana, con la psicoterapia. E voi lavorate da anni in Italia, appunto facendo formazione, facendo corsi, facendo una formazione per psicodrammatisti. Come pensate che possa essere utilizzato al meglio lo psicodramma oggi in Italia? Qual è la sua attualità? Bene, se possono fare diversi insegnamenti anche per i psicomotricisti, per gli assistenti sociali, per i medici, per i psicologi, soprattutto per fare supervisione, per esempio, e anche per usare questo come un strumento per la psicanalisi dentro di un gruppo. Ecco, ma... Sì. Sì? No, di pure. No, volevo dire che al riguardo che la scuola argentina, alla quale noi apparteniamo, dentro la quale abbiamo lavorato già dagli anni 60 in poi, ossia 40 anni, ha sviluppato una particolare tecnica di didattica per insegnare lo psicodramma che è stata chiamata i giochi drammatici, nel senso che quando abbiamo bisogno che le persone imparino lo psicodramma, che non sia questo un percorso solo teorico, di teoria, devono vivere e sentire nel proprio corpo le sensazioni che si sentono quando si lavora con lo psicodramma e che dopo possono essere utilizzate con finalità terapeutiche o didattiche, ma per quello devono vivere nel proprio corpo, nella propria anima, nel proprio vissuto, i vissuti che si sentono quando si giocano scene nel palcoscenico, diciamo così, dello psicodramma. Sì, e questo è così, perché solo con la parte teorica non si può approfondire molto le cose. Quando uno usa lo psicodramma per vivenziare questi concetti astratti, si possono imparare molto meglio. In questo senso questi giochi sono situazioni in cui le persone, gli alunni, i candidati a lavorare come psicodrammatisti, non è che fanno una terapia personale, loro la faranno se ne hanno bisogno, ma giocano scene che sono create da loro in gran parte, altre proposte dai conduttori, che gli permette di vivere le situazioni senza che queste situazioni siano situazioni della vita personale, della loro vita personale, se non situazioni immaginate, giocate della scena psicodrammatica. Ossia, potremmo dire che i giochi drammatici sono giocare a fare lo psicodramma, un gioco sul gioco, perché anche lo psicodramma è un gioco. Il psicodramma è un po' come il gioco dei bambini, i bambini drammatizzano spontaneamente, gli adulti abbiamo bisogno di tecniche più sofisticate perché ci siamo dimenticati di giocare. Ecco, direi che da questi
da questa presentazione risulta abbastanza chiaro quelle che sono le caratteristiche dello psicodramma. Il libro, se viene scritto, se è stato scritto in modo così chiaro come nel vostro precedente libro, quello sulla psicanalisi della famiglia, sicuramente non può non essere un libro che ha una buona diffusione, perché sullo psicodramma abbiamo tante pubblicazioni fino ad oggi, non tantissime, ma in Italia un certo numero ci sono. Però la maggior parte di queste o sono indirizzate esclusivamente ai tecnici, oppure sono di un livello divulgativo molto, molto basso. Ecco, il vostro modo di scrivere invece riesce ad unire la chiarezza, la semplicità e una profondità di pensiero. Come l'avete scritto questo libro? Bene, in quanti capitoli sono? Mi sembra che sono... 9 capitoli. 9? 9, sì. Bene, usiamo tutti i concetti che... sviluppiamo tutti i concetti che hanno da vedere con lo psicodramma e ci sono esempi di casi clinici. Sì, nei primi capitoli commentiamo come è stato scoperto lo psicodramma da Moreno, gli sviluppi di Moreno, le teorie che Moreno ha creato, facciamo alcuni accenni alle teorie moreniane e dopo invece nei capitoli successivi parliamo del gruppo, perché il psicodramma in genere si fa in gruppo, e dell'uso dello psicodramma nel gruppo e nell'ambito di un gruppo di terapia psicanalitica di gruppo. Commentiamo le teorie psicanalitiche del gruppo e come si inseriscono le tecniche psicodrammatiche come una risorsa dentro il funzionamento del gruppo. In altri capitoli commentiamo altri usi dello psicodramma, un uso didattico di cui già abbiamo parlato, come role playing, come supervisione drammatica, che anche può essere queste tecniche possono essere utilizzate da altri operatori, non solo dai terapeuti, soprattutto insegnanti, soprattutto persone che vogliono allenarsi in un certo, una certa certo funzione. Anche in un certo mestiere. Un certo mestiere. Il ventaglio di possibilità è ampio, ma è importante avere una formazione abbastanza adeguata e rigorosa, perché io a volte dico che lo psicodrammatista a volte si può sentire come uno stregone, o come uno che impara ad essere lo stregone, perché le possibilità di manipolazione che ha lo psicodramma anche è grande, e questo è un rischio che deve evitarsi attraverso una rigorosa formazione degli operatori. Sì, questa è una cosa che noi facciamo molta, ripetiamo molto, perché è molto importante avere una formazione dietro di tutte queste tecniche dell'individuo, perché come dice il dottore Losso è molto rischioso di usare questo, perché ha una potenzialità importante. Ecco, questo che avete toccato è un punto molto delicato, perché sottolinea, prima l'avevate già accennato, che in Italia ci sono state una serie di esperienze che hanno un po' dequalificato l'immagine dello psicodramma. Invece, proprio per questa delicatezza, per questa difficoltà, per questa potenza dello strumento psicodrammatico, è importante conoscerlo bene e avere una solida formazione alle spalle su un piano psicodinamico, perché altrimenti si rischia, se ci si ferma soltanto all'aspetto tecnico più superficiale, di trasformarlo appunto in un gioco,
o in una animazione, quando è tutt'altro che questo. E penso che il vostro libro, da quello che avete detto, possa aiutare a fare chiarezza a questo livello. Ovviamente un libro non è sufficiente per fare una formazione, però può essere una buona introduzione, una buona entrata, un buon punto di avvicinamento a una formazione vera e propria, per cui se uno lo desidera poi deve fare un percorso specifico. Mi sembra di aver capito. Sì, è così. Ha preso perfettamente quello che avevamo voluto dire. Perché evidentemente bisogna essere attenti che lo psicodramma diciamo, è una tecnica che permette una delle cose a nostro avviso utile della psicodramma e che permette un contatto più diretto con gli affetti. Noi tutti noi funzioniamo nella vita con difese di fronte allo scaturire degli affetti, no? Perché? Perché l'affetto ci porta a problemi, angoscia, problemi. Allora, in genere, la cultura ci aiuta, potremmo dire, a contenere gli affetti e funzioniamo più razionalmente, meno con gli affetti, il che è necessario per la vita quotidiana. Le tecniche psicodrammatiche permettono arrivare più facilmente ai vissuti, agli affetti, si fa una sorta di cortocircuito che permette diminuire le difese e che gli affetti vengano fuori. Questo è molto utile, molto positivo quando è ben usato, ma può essere rischioso quando è manipolato da persone che non hanno una formazione adeguata, perché gli affetti vengono fuori ma dopo non sanno che cosa fare con quello. Questo può portare a problemi nelle persone, angosce, difficoltà, a volte difficili da gestire. Sì, per quello diciamo che si deve avere una formazione molto rigorosa dietro dell'uso dello psicodramma. Bene, penso che gli spettatori si possano essere fatti un'idea sufficientemente chiara di che cos'è lo psicodramma e anche del libro che appunto porta questo titolo, che cos'è lo psicodramma, e che uscirà nei prossimi mesi. Grazie e arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.